Bene, rieccoci qui presso il BB Albergo La Manna. Stiamo parlando di amministrazione comunale tra presente e futuro. Allora, dottor Cosa, assessore allo sport e alle politiche del lavoro, voglio sottoporle una situazione rispetto alla quale vorrei degli approfondimenti in seguito e arrivare ad una risposta. Qui una signora, la signora Pinco Pallino, Maria Rossi, chiamiamola così, dipendente dei servizi integrati che realizzano servizi di pulizia e servizi integrati multiservizi, una ditta vincitrice di appalto, riceve questa lettera di contestazione. Si rileva che lei, intorno dalle ore 16 alle ore 20, presso la commessa comune di Taranto, Piazza Balia, il giorno 8 settembre 2016 alle ore 17:40 risultava assente dal suo posto di lavoro, così come segnalatoci e contestatoci dai dirigenti del Comune di Taranto in sede di controllo dell'esecuzione del servizio. Si è detto, in buona sostanza, questa persona che si stava occupando di pulizie nel tratto che riguarda Piazza Ebalia, ma non solo, perché poi si estende in un'area molto ampia, tutto il lungomare, fino anche a Piazza Carbonelli, le varie piazze limitrofe, non si sa come i dirigenti del Comune di Taranto, questo bel giorno 8 settembre, si muovono e vanno a fare come delle ispezioni, e non trovano questa persona. Da quello che mi consta, pare che in quel giorno 15 persone siano state non trovate sul posto di lavoro. Domanda numero 1. Nella contestazione che è firmata dalla ditta, uno si parla genericamente dei dirigenti del Comune di Taranto. Allora io avrei preferito sapere il nome e il cognome. Il dirigente Tizio e Caio ha visto che la signora Maria Rossi non c'era. Numero 1. Numero 2, domanda, ma con tutto il rispetto per il lavoro dei dirigenti, ma non c'erano cose molto ma molto più importanti da fare piuttosto che giocare al gatto e al topo, no? A nascondino, nel senso che uno deve trovare l'altro, ma non sto giustificando questo. La cosa che veramente mi preoccupa è che qui queste persone che avevano i testimoni che stavano sul posto di lavoro, come potevano essere adeguatamente controllati se stavano lavorando o bighellonando, dal momento che non stiamo parlando di un controllo in un'area limitata, specifica? Dici, io faccio le pulizie a Piazza Balia, allora io vengo a Piazza Balia, so che tu stai da tale ora a tale ora, non c'eri e quindi eri assente, e giustamente faccio la lettera di contestazione. Ma stiamo parlando di una zona molto ampia che va da Piazza Balia fino a Piazza Carbonelli. E i dirigenti mica hanno il dono dell'ubiquità. Se stanno qui, non stanno lì. Una lettera di contestazione, un giorno di sospensione e quant'altro. Ora, questa persona mi ha chiamato, dice, vede che io ero presente, io ho lavorato, io ero presente, sono anche disposta penalmente ad agire nei confronti dei dirigenti, perché io quella mattina c'ero. Come mi si può dire che io non c'ero, dal momento che poi l'area era difficile da, tra virgolette, esplorare? E poi domanda, ma questa verifica, a mio avviso, non l'avrebbero dovuto, se una mia opinione poi posso essere smentito, non avrebbero dovuto farli i dirigenti del comune, ma i funzionari, il direttore, i preposti della ditta vincitrice dell'appalto, perché se l'appalto lo vince la Servizi Integrati, deve essere, a mio avviso, il titolare o i delegati della Servizi Integrati che vanno a verificare se la signora Maria Rossi lavora o ruba lo stipendio. I dirigenti del comunità, con tutto il rispetto per quello che fanno, per il loro lavoro che è tanto da fare, ma dico, non c'erano cose più importanti da fare piuttosto che andare a verificare questo? È una domanda. Cosa? Io le darò tutto, vorrei avere una risposta. Farò la verifica del caso specifico, però è obbligo della stazione appaltante verificare la corretta esecuzione del servizio. Certo. Quindi, da cittadino prima e da amministratore dopo, dico e sottoscrivo che i dirigenti o i funzionari che hanno operato questi controlli hanno fatto bene, perché numerose sono le segnalazioni, sì, che vengono in amministrazione, dove dicono che
visto che sono riconoscibili, molte volte sono fuori dai posti di servizio. Infatti. Ora io non conosco il merito del controllo, come è stato effettuato. La legge consente anche, diciamo, all'utente che ha avuto, che ha ricevuto la segnalazione, non è stata, a fare la giustificazione. Sì, non è stata, quindi io il caso specifico, il caso specifico lo valuterò nel merito, però è bene che tutti coloro i quali lavorano nell'indotto comunale sappiano che sono soggetti a controlli, sì. Anche perché oggi, vi dico di più, i cittadini sono i veri controllori, certo. Che con i telefonini fanno le foto ai vari, diciamo, se io sto lavorando o sto andando al bar, e ci fanno a giocare proprio a carte. I reportage in amministrazione, ecco. Comunale, quindi è proprio un obbligo. Però, e qui l'hanno fatto i dirigenti a controllo. Per, ora sicuramente io, ora, no no, io parlo della, certo, no, della buona, io, fede, no, della, ma io parlo della modalità, dice, io, cioè, sicuramente i dirigenti non hanno, io non posso, allora se l'area è limitata, dice, io sto pulendo Piazza Ebalia, io vado a Piazza Ebalia e non ti trovo, ma io ti licenzio e faccio bene a licenziarti. Ma se io sto in un'area enorme, come anche in altri casi nella Villa Peripato, signori, ma i dirigenti mica potevano avere 300 occhi di falco che andavano a vedere se la signora Maria Rossi stava, se Luigi Abbate non ci stava, se Francesco Cosa, dico nomi per dire, cioè questa è la cosa. La persona è mortificata, anche perché dice, se si prende questa piega, niente ci vuole che dall'oggi al domani, se dovessero verificarsi altre situazioni in cui ovviamente la persona non sa come difendersi, dice, io domani mattina potrei trovare pure una lettera di contestazione e un ipotetico licenziamento. Per cui su poi di quei dirigenti, con tutto il rispetto, per carità, fanno bene, ma io penso che i dirigenti abbiano compiti e cose molto più grandi che andare a giocare, non giocare tra virgolette, al gatto e al topo. Io, per carità, cioè, massimo certo rispetto della per fede, no, della signora, io dico solo, io no, e io sono altrettanto voglio dire, no, interverrò, ma io sono anche convinto della buona fede dei dirigenti, per carità, però io dico, come può il dirigente controllare in un'area enorme? Allora, o è saranno stato in due, allora, certo. O hanno spiegato l'esercito italiano, tutti i dirigenti del comune, poi i dirigenti, chi? Nome e cognome, tizio e canone, i dirigenti, perché i dirigenti, quanti sono i dirigenti? Di quale settore? Di quale ambito? È facile parlare così, approfondiremo. Cosa? Anzi, magari la persona gliela porterò, gliela darò copia e la valuteremo.